Sindaco, oggi l'offerta del CERO e dell'amministrazione comunale di Crotone che fa questo dono. Sì, continuiamo la tradizione e come avviene in tutti gli altri anni abbiamo acquistato e doneremo noi il CERO votivo. Un pensiero per la Madonna di Capocolonna a cui tutti siamo legati e continuiamo con questa tradizione. Una tradizione importante anche perché quando si accende questo CERO comincia proprio il clou di questo nostro evento mariano. Con l'accensione del CERO inizia la settimana mariana, è ricca di eventi ma soprattutto di sensibilità verso questa Madonna e questa devozione particolare che hanno i crotonesi. Eccellenza, stiamo vivendo questo momento mariano in tanti, tutti insieme e lei è con noi, quindi si vede che lei vive con intensità, con amore anche questi momenti. La festività mariana della Madonna di Capocolonna è un'emozione molto intensa. Io la conosco bene l'emozione che si prova nei confronti della Madonna perché io sono di Pescara, dei Colli, dove c'è il santuario della Madonna dei Sette Dolori. Per me, la mia famiglia, tutta la mia collettività di Pescara ha una devozione per la Madonna che per me rappresenta la serenità, la pace, il conforto. E vedo questo sentimento, vedo questo conforto, questa partecipazione molto composta, molto partecipata, di un partecipato che sa molto di profondo, di religioso, di credo, anche per la Madonna di Capocolonna. Bellissimo. Mi ha colpito tanto ieri il fatto che la Madonna, il quadro della Madonna, si sia recato all'ospedale a portare conforto a tutte le persone che in questo momento soffrono, ai loro familiari e, come ha detto il Vescovo ieri, a dare speranza a chi deve passare un momento molto difficile. Tutti noi con il comune, le forze dell'ordine, con l'amministrazione provinciale e con la curia abbiamo tenuto una serie di riunioni affinché tutte queste manifestazioni si svolgano in sicurezza, in modo tale che tutti si sentano sicuri e possano tranquillamente pregare la Madonna e chiedere la pace, la tranquillità e un po' di serenità per questo territorio e per tutti noi, voi compresi. E quindi possiamo dire viva Maria. Viva Maria, con tutto il cuore.